Prima il nord significa basta sud, significa basta sprechi, significa anche dare voce al nord, a quel nord che spesso, ricordiamolo, solo 3 persone su 10 votano il partito che difende il nord, 7 su 10 ancora stanno lì a pensare, è l'occasione di dire prima il nord. Abbiamo ascoltato, per il 90% del tempo abbiamo ascoltato imprenditori, artigiani, commercianti, lavoratori, giovani e anziani, e quando uno ascolta magari qualche buona idea che non gli era venuta gli passa per l'anticamera del cervello. Mi è piaciuto molto il format di questo evento di oggi, che trovo molto moderno, perché diciamo che con il cambiamento che abbiamo sotto i piedi dobbiamo allacciare rapporti diretti tra chi è preposto politicamente, ed è una funzione fondamentale, a governare il paese e le regioni, attuale e futuro, e le imprese. Cioè, questo è un tema serio, eh? Cioè, noi non abbiamo realizzato il federalismo di cui invece c'è bisogno. Cioè noi, mi piacerebbe che un prossimo decreto, invece che salva Italia, forse salva le imprese del nord, il tessuto produttivo del nord. La Lega, rispetto a tutti i partiti di questi 18 anni, è l'unica, travolta da un problema serio, ha cambiato la leadership, l'ha fatto con un dibattito autocritico serio, e con la partecipazione dei suoi militanti, cosa che negli altri partiti già faticherei a vedere, anche il solo fatto che esistano, non ci sono forme di partecipazione negli altri partiti. Sono Tiziano Pistolera e sono un disoccupato. Signor Ministro, il tema del rilancio e dello sviluppo non riguarda solo il Sud, ma anche e soprattutto il Nord. Io vengo dal profondo Nord, dal luogo dove può arrivare una lettera di licenziamento anche a un ragazzo di 20 anni, come me. We don't stop. L'ultimo rapporto del Centro Studi di Confindustria ha indicato chiaramente che ormai l'incidenza del fisco sulle imprese in Italia è nell'ordine del 57% contro la Germania, che ha circa 20 punti in meno. Ecco, noi stiamo morendo di questo. Allora è meglio mettere da parte la demagogia e il folklore e dirgli: per questi due problemi questa è la proposta, deve essere una proposta concreta e chiara, perché uno, per condividere quello che porti avanti, che gli proponi, deve essere una cosa veramente praticabile. Tantissime idee che costituiscono e costituiranno il patrimonio delle azioni che la Lega intende sviluppare, avendo come punto di riferimento prima il Nord. Music's got me feeling so free.